Ciao e bentornati in Coraggio, lo chef ludico, in questo nuovo episodio di Inside the Game dove vi racconterò la mia esperienza, quello che ho provato giocando con un titolo durante l'arco della settimana. Questa volta tocca un titolo American veramente fantastico, pazzesco, e sto parlando di Terror Bureau della Renegade Game Studio. Eccoci tornati con Terror Bureau, un gioco di Mike Elliott, edito da Renegade Game Studio, casa editrice americana, per 1-5 giocatori, per cui c'ho anche la modalità solitario se volete, un classico American, veramente, veramente fantastico. Allora, come avete già visto, ho già pubblicato qualcosa riguardo Terror Bureau, ovviamente è ispirato, lo vedete anche dal vermone, e dalla copertina del gioco, è ispirato a Tremors, un film cult horror del 1989 diretto da Ron Underwood con Kevin Bacon e Fred Ward. Non so se lo ricordate, però se non l'avete ancora visto vi consiglio di andarlo a vedere, perché comunque stiamo parlando di un cult veramente di quelli tosti, di quelli proprio trash, come ci piacciono a noi. Allora, Terror Bureau ovviamente riprende esattamente quello che è il film, ovvero la mappa del gioco è un nuovo gigante con la mappa, con diciamo un sembra un po' la mappa desertica del Nevada, dove ci sono diverse locazioni. In questo caso ci sono 5 locazioni, per cui c'è la stazione di polizia, c'è l'ospedale, c'è il motel, c'è il palazzo governativo, insomma ci sono questi edifici che servono come punti di riferimento, perché noi con le nostre vetture, ogni giocatore avrà a disposizione una piccola vettura in legno, veramente molto carine, e dovrà andare in giro per la mappa e recuperare le uova dei graboid, per cui di questi vermoni che spuntano da sottoterra. Ed è veramente un piacere vederlo sul tavolo, perché graficamente è uno spettacolo. Materiali d'eccellenza, le uova dei graboid sono fatti in 3D, sono molto belli, le macchinine fatte in legno 3D molto molto carine, e comunque anche i materiali che trovi all'interno del gioco, le varie carte eccetera eccetera, sono fatti token, sono robusti e sono veramente di gran qualità. La cosa carina qual è? Che noi praticamente all'inizio di ogni turno ovviamente abbiamo la possibilità di giocare delle carte in movimento, e che poi diventano delle carte azioni in realtà, con cui muovere la nostra vettura e fare delle azioni all'interno del gioco. Si vince con 20 punti vittoria, per cui bisognerà cercare in qualche modo di ottimizzare le nostre strategie per recuperare le uova e portarle ai vari edifici. Questo perché? Perché in realtà il gioco è un pick up and delivery, ma anche un gioco di caccia, dove essenzialmente riusciamo a fare entrambe le cose, per cui recuperare le uova e portarle sugli edifici, consegnando le uova otteniamo punti vittoria, e nell'eventualità che c'è una taglia su quell'edificio per la consegna di un determinato specifico tipo di uovo, andremo ad ottenere punti vittoria ovviamente più alti rispetto al solito. Se uccidiamo dei vermoni, o stesso identico discorso, riusciamo ad ottenere punti vittoria. Se c'è una taglia su quel tipo di vermi, riusciamo ad ottenere dei punti vittoria maggiori, per cui è divertente esattamente come il gioco è concepito. È molto semplice, sono veramente 4 regole, ma ragazzi ve lo dico, cioè io ci ho fatto già diverse partite, compreso il gameplay, ogni partita è completamente a sé stante, ogni partita è un divertimento puro, perché tutto quello che accade all'interno del gioco ti cambia completamente tutto il gioco, ti cambia sempre, e ti ritrovi in delle situazioni talmente a volte talmente paradossali che sono proprio le tipiche, quelle delle ambientazioni dei giochi American, dove comunque c'è anche un'altissima interazione fra i giocatori, anche in due scala benissimo, perché poi ha una modalità particolare per il quale queste carte movimento vengono giocate casualmente su dei vermoni che, se raggiungono il loro limite di carte, praticamente attaccano, per cui escono da sottoterra come nel film, attaccano, attaccando depositano un uovo, e dopo aver depositato l'uovo lanciano macerie, ovviamente perché i vermoni sono giganti, lanciano macerie tutto intorno, e se disgraziatamente voi vi trovate con la vostra vettura, col vostro personaggio
dove cadono le macerie o viene dove depositato l'uovo, sono veramente cavoli vostri, perché sono dolori. In quel caso voi avete la possibilità di giocare delle carte, che sono carte oggetto, carte arma dalla mano, per poter sconfiggere il verme che ha un tot di punti ferita. Se lo sconfiggete guadagnate punti vittoria, un punto vittoria se non avete la taglia, o più punti vittoria se c'è una taglia che riguarda quello specifico verme. E se ovviamente non riuscite a sconfiggerlo, il vostro diciamo personaggio principale, perché in realtà ne tenete tre nella vostra, diciamo, nel vostro pool di personaggi del vostro team, muore. Nel momento stesso in cui tutti e tre i personaggi muoiono, automaticamente finisce la partita, c'è un ultimo turno, a quel punto si contano i punti. Però, insomma, è capitato di vedere personaggi che ne muoiono uno tra l'altro, non vi dico dove, quando, ma se guardate il gameplay ve ne accorgerete. E devo dire che è veramente divertimento puro. Vi dicevo, l'interazione fra i giocatori è altissima, perché come tutti gli American in certo livello deve essere così, cioè l'ambientazione si deve sentire, il tiro del dado deve essere potente, ovviamente in questo caso lo è, c'è tanta alea, per cui ovviamente chi non sopporta il lancio del dado, manco ve lo dico, lasciatelo perdere proprio, ma per chi ama questa tipologia di giochi, ragazzi, è uno spettacolo. L'interazione, perché si possono giocare le carte movimento sui vermoni per farli venire fuori esattamente dove magari c'è qualche presente, la macchina di un altro giocatore o la pedina di un altro giocatore. In questo caso ovviamente il giocatore viene attaccato dal verme e si deve difendere, per cui chiaramente il vostro compito sarà quello di recuperare le uova o dare la caccia ai vermoni per fare punti, ma rompere le scatole agli avversari è fondamentale. C'è un'interazione altissima e che crea anche delle combinazioni di gioco veramente esilaranti. Di conseguenza vi ritroverete a giocare una partita di un'ora, cioè veramente piena di colpi di scena e di risate, e questo per me è un valore aggiunto all'interno di un gioco, perché il momento stesso in cui vi coinvolge, vi diverte e soprattutto c'è un'alta interazione fra i giocatori, per me il gioco ha già vinto in partenza. E devo dire che Terror Below, da questo punto di vista, queste caratteristiche ce le ha tutte, per cui ve lo consiglio. Guardatevi anche il gameplay che uscirà subito dopo, ovviamente, la mia video recensione, ma ragazzi è uno spettacolo, per cui in questo caso uno dei quei giochi che l'avevo preso sinceramente perché mi piaceva l'ambientazione, perché ovviamente anch'io sono un amante di Tremors e dei film degli anni 80 ed ero curiosissimo, ma non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte a un gioco così divertente. E di conseguenza veramente sono grato a me stesso per averlo preso, per averlo portato sul canale e soprattutto per averci fatto il gameplay, che sarà una figata di gameplay, ragazzi, già sappiate che succederanno cose pazzesche. Per cui niente, Terror Below, Renegade Game Studio, 1-5 giocatori, Mike Elliott l'autore, gioco veramente spettacolare. Se lo volete, trovate anche il regolamento in italiano tradotto da un amico, per cui all'interno del gioco le carte hanno pochissimo testo, per cui il gioco è quasi completamente indipendente dalla lingua e di conseguenza lo potete giocare veramente tranquillamente anche in famiglia senza problemi e soprattutto con una grande dose di divertimento e soprattutto tanta tanta sana cattiveria, che solo un gioco American può dare. Grazie a tutti per aver visto con me questa video review, quello che penso io in maniera molto schietta e sincera del gioco provato in settimana. Questa volta toccava Terror Below. Noi ci vediamo al prossimo Inside Game, al prossimo gameplay o come sempre quando vi pare. Ciao dallo chef, a presto!